Salve a tutti ragazzi e bentrovati in un nuovo video. Riprendiamo con Call of Duty Mobile. Ragazzi, prima di iniziare ho tre cose da dirvi. La prima cosa che sto registrando dall'iPad perché dopo il video di ieri avevo provato Call of Duty sull'iPhone. Inspiegabilmente, non so come mai, l'iPhone è iniziato a impazzire. Dovrei avere una clip da qualche parte adesso per la pop-up in sovraimpressione. Ragazzi, sta iniziando a impazzire, infatti anche ieri durante una partita continuavo tipo ad aprirsi a cazzo la mappa. Quindi ho preferito, per registrare questo video qua abbastanza pieno di ciccia, ho preferito registrare dall'iPad come amato joystick. Poi ragazzi, mi trovo dettino col joystick. Però comunque ve l'ho detto, ve l'ho promesso, quando mi arriva il 12 Pro porterò Call of Duty da lì, con il touch. Poi, seconda cosa ragazzi, oggi è 30 ottobre, oggi esce il primo episodio della seconda stagione, ragazzi, di The Mandalorian. Mamma mia, infatti appena finito di registrare qua me la devo guardare assolutamente su Disney Plus. Mandalorian, la serie TV guardante il mondo di Star Wars, incentrata su questa figura del Mandaloriano, dopo gli episodi del Ritorno dello Jedi 5 anni dopo, diretta da Jon Favreau. Per chi non sapesse chi è Jon Favreau, è Happy di Iron Man e dell'universo del Marvel Cinematic Universe. Comunque, chiusa parentesi The Mandalorian, ragazzi, allora vi faccio vedere questo codice qua, che è un codice per riscattare questi premi qui, ricompense e codice promozionale. Dove va inserito questo codice? Ragazzi, avrete il link in descrizione. Ringrazio diciamo, un ragazzo che aveva postato su questo post, appunto su Facebook. Basta andare appunto su questo link, arriverete a questa pagina di PontExpone. Probabilmente magari vi farà fare prima il login. In questa pagina andrete a inserire il codice che avete visto poc'anzi, ma comunque lo ritrovate in descrizione. Fate submit, dopodiché dovete andare sul Redemption Center di Call of Duty, inserite il vostro ID, il codice che vi viene dato su PontExpone, verification code, e otterrete questi premi qua. Infatti facciamo riscuoti, ricompense, cioè, un po' del cazzo, naturalmente, però comunque è sempre qualcosina in più. Poi ragazzi, abbiamo la nuova estrazione, quella che abbiamo visto nel video, cos'era, di ieri, con tutte le novità, tutte le chicche. Allora ragazzi, proviamo a fare soltanto un'estrazione, facciamo acquista e vediamo che cosa ci esce. Beh ragazzi, vi devo dire, la volevo, guardatelo là il robottone da panico, mamma mia, è pro, signori, attenzione giocoliere. Poi ragazzi, il ritorno della mitica Troia, come viene definita da Gaia. Allora, andiamo in Battle Royale. Abbiamo la signora. Adesso ci andiamo però prima a equipaggiare. Come cacchio si faceva? Non mi ricordo. Biondi. Così, equipaggiamento. Personalizzazione. Attenzione, ragazzi, il giocoliere, dov'è? Eccolo qua, guardatelo. Tac. Mamma mia, allora mostraci qui i vincitori, facciamo equipaggio e noi lo mettiamo su questo slot, in questo slot. Poi ragazzi, altra novità, bomba, finalmente signori, sono arrivati gli zombies. Allora, andiamo su evento, bisogna andare, mi sembra in evidenza, non morti nella nebbia. Attenzione, abbiamo questa missione per scattare. I primi sono un po' barboni, devo dire. A parte, vabbè, 5 carte di esperienza, otterremo questa cartolina. Allora, lanciati 3 volte nella zona con bottino alto livello indicata in arancione sulla mappa. Questa zona, vabbè, cambia. Sopravvivi in BR per 666 secondi, diavolaccio. Sopravvivi in BR per 2020 secondi. Usa 5 volte in BR la classe Poltergeist, uccidi 3 zombie in Battle Royale, 8 zombie, 13 zombie, 20 zombie. Apri la cassa di rifornimenti di armi 3 volte in BR, piazzati 2 volte tra i primi 13 in modalità Battle Royale. Vabbè ragazzi, questi numeri un po' tra diavolo, il 13, cos'era? Le via di 13, boh, vabbè. In realtà 13 porta sfiga, non è tanta roba horror. Comunque ragazzi, io direi di partire. Allora, andiamo sempre con la signora. Signori, vai, ci godiamo questa esperienza zombie. Boh, ma la nebbia in tutto ciò? Dov'è? Dov'è? Scusi, lei invece di sparare, cinesino? Ma lei sa dov'è la nebbia? Eh?
Vietnamita. Lei sa dov'è la nebbia? Perché qua non c'è la nebbia. Lei? Con la skin mercenario? Guarda cosa ti faccio. Guarda qua. Hai capito? Guarda con le pallette. A biondo, tu non lo sai fare. Guarda questo. Attenzione, pronti. Voglio i zombie. Magari forse sono nella zona arancione. Nella zona arancione. Io direi di andare in una zona molto tranquilla, quindi andiamo al circo. Raga, sarà, ma io questa nebbia non la vedo. Cioè, non vorrei dire, però non la vedo. Allora, attenzione, che c'è uno. Ciao, caro. Tutto bene? Sperando che non ci sia qualcun altro. Attenzione, cos'è? Un attico esotico. Vabbè, che fai? Dai, ci va. Attenzione, che magari arriva qualcun altro a chiappettarci. Raga, ma io sta nebbia non la vedo, eh. Ma state fuori. Uscitemi la nebbia, subito. Vorrei anche lo zaino, tutto ciò. Dobbiamo fare il pieno di adrenaline, che qua mo ci spaccano le gengive. Tanto non compare più lo zaino sulle spalle, può essere. Vabbè. Una cosa che ho notato orora. Ok, vedo questo Nico che ha sparato dei zombie. Ma magari è solo in alcune zone. Cioè, spero di no, eh. Adrenalina siamo messi non male di più. No, questo non ci sono niente. I razzi, per sicurezza, li prendiamo, non si sa mai. Ho iniziato a mettere l'ottica sulle armi d'assalto, ma quella semplice, il punto rosso. Perché su alcune armi, diciamo, l'indicatore fa abbastanza cacare. Cioè, vedete, anche su questo qua, sul 44. Mi piace, no, eccolo qua. Mirino laser, ecco, lo chiamo punto rosso. E prendiamo anche l'esperto in balistica, perché signori, che fai? Un ninja? Due sfiammate le devi fare, pure fair. Però io voglio gli zombie. Ma dove sono i zombie? Ma state fuori, allora. Minchia, sei un... un'altra granata! Madonna, quanto ci hai tolto, figlio della merla. Curami un po'. Madonna, mi ha già finito l'adrenalina. Ciao, caro. Tutto a posto? Ah, ci ha dato già la piastra, grande. Dimmi che ha preso l'esperto in ballistica. Comunque ci viene a scassare un cazzo questo, eh. Ciao, amore. Stiamo molto attenti. Chiudiamo le porte, così non lasciamo tracce. Chiudi sta cazzo di porta. Che mi entrano i cimici. Attenzione, adrenalina. È sempre comodo. Quindi cerchiamo di fare una roba medio stealth. Bella mira di merda. Ok, dato. Cazzo! Ma vaffanculo, sto rompicoglioni! Ma vai a rompere le palle agli altri, no? Qualcosa, ripeto, abbiamo fatto. Ma io sti zombie, ma dove cacchio sono sti zombie? Ok, vabbè, raga, facciamoci un'altra e vediamo se ci va bene. Io voglio vedere i zombie, ma proprio così, bello, bello pieno di zombie. Ragazzi, io sta nebbia però non la vedo, cioè, adesso... Dove cazzo devo andare per vedere sta nebbia? Non mi rompere i coglioni pure tu, testa di cazzo. Non ho trovato l'HG40, come cazzo si dice, leggendario. Oh, andate a sparare i zombie. Ma dove cazzo li trovate sti zombie? Guarda, guarda, ammazzano un botto di zombie. Ma dove sono? Cioè, o sono stronzo io che non li vedo, cosa molto probabile. A parte che la safe zone dura veramente un cazzo. Cioè, questa roba non è che mi piaccia. Ecco, muoviamo un picoglione. Ciao, caro. Oh, quando mi serve l'elicottero manco per il cazzo, eh. Cioè, proprio... Vabbè. Visto che c'è il zombie macellaio, magari a farm. Sto wolf sta facendo... Ma dove li trovo sti zombie? Va, sta ammazzando solo zombie. Dai che sono in acqua i zombie? Non ci sono zombie nuotatori? No? Apparentemente no.
Boom, i lancieri sono in culo però rispetto a dove siamo noi, eh. Vediamo se nel bunker c'è qualche novità. Ok, qualcuno si è sparato malissimo. Bunker, lei è chiuso? Sì. Cazzo, mi rompi le palle. Allora, questo Wolf TR Alpha sta sta. Ok, carro armato potrebbe essere un problema. Madonna, ma sta facendo un fottio di kill questo qua. Ne avrà fatti sì, no, 15. Allora, potremmo provare ad andare a base di lancio, metterci sopra le torri, belli tranquilli, che non ci spacca le palle nessuno. Magari non passando così in cielo. Oddio, caramba. Madonna, due ce ne sono. Allora, Alfa ha capito forse dov'è. È più o meno in quella direzione là. Allora, lui ha, non mi ricordo che arma, è un cecchino, quindi non ci dovrebbe spaccare proprio le palle, eh. Se magari mi vai in retromarcia. Oh, balena al sole. Ho dato io una balena al sole, biondo. Vediamo con la visione notturna. E quel cazzo che è. A parte che non ho capito neanche come funziona questa roba. Senso, ho mai visto un nemico con questa visuale. Eccoti là, aspetta, mettimi sta cazzo di visore. Attenzione, andiamo a cercare Alfa. È da un bel po' che non uso carro armato, eh. Eccolo lì. Tutto bene? Che fai, scappi? Non so se sono più stupido io o più stupido lui. Che cazzo mi ha lanciato? Ma mi ha lanciato gas? No, ma sei un barbone. Allora, devo capire l'abilità che hai, eh. Ma che cazzo che mi. Mannaggia al povero. Eccoti là. No, questo era un altro. Ciao, caro. Tutto bene? Tutto a posto? Ti vedo male. Ragazzi, il carro armato di cecchino. Ma di che cazzo stiamo parlando? Però in tutto ciò non ho ancora visto. Allora, a parte che non ho visto i zombie, e questa è una cosa che mi fa girare le palle in una maniera stratosferica. Ma poi volevo capire questa visione termica del carro armato. Vabbè, sono fatti sparare come se ci fossero domani, ma abbiamo vinto. Abbiamo vinto, ma non abbiamo trovato i zombie. E questa è una cosa molto negativa. Cioè, devo capire. Ma piuttosto. Allora, o mi metti la nebbia tutta la mappa. Che poi nebbia, secondo me, non c'è manco la nebbia. Vedrai due zombie a cazzo. Ah! Aspettate, vedete che c'è un raggio blu? Cos'è sta roba? Sono qua gli zombie? Mi sa di sì. Oh, ma chiamiamo la nebbia, cioè dai, ma che è? Eccoli qua, salve cari. Tutto a posto, madonna, su, ci spaccano. Tac, tac, attenzione, attenzione, volano teste, attenzione, attenzione, ci stanno massacrando. Attenzione, abbiamo liberato co. Ci danno anche dei premi, molto bene. Salve, tutto bene? Ok. Ce l'abbiamo fatta, ci hanno dato un bel po' di munizioncine, molte cose. Allora, ragazzi. Ok, infatti vedete anche la. Ok, ci sta, mi piace. Ma se io adesso ritorno qua. Adesso iniziamo a. A parte che ci ha dato 217 uguali. Adesso iniziamo a ragionare. Molto bene. Ok, a parte che dopo mezz'ora hanno fatto First Blood, eh. Ok, ne abbiamo un altro. Aspetta, guarda, tac, alle spalle. Ok. Allora, ragazzi, io direi ci pigliamo il veicolo e andiamo in un'altra area zombie. Come The Walking Dead. Ammazzi gli zombie con le asce, con le armi a corpo a corpo. Occhio. Che fai? Mi rubi gli zombie. Fare il barbone. Arrivo, buon uomo.
Ok, questi me li aveva shottati tutti. Allora, vediamo la cassa ricompense dei zombie, se questa ci dà altra ciccia. Ok, io ho scritto un post su Facebook per trovare i zombie, ma li avevamo trovati. A parte che c'è qualcuno che sta cecchinando non male di più. Madonna, proprio trovi le armi leggendarie, eh. Una buona cosa. Allora, adesso ci pigliamo il nostro bel veicolo e andiamo alla stazione degli autobus. Vai. Abbiamo parecchia compagnia. Vai, venite, venite. Ok. Ok, cambia arma, grazie. Molto bene. Molto bene. Ciao, caro. Ok, a parte che consumi un fottio di munizioni, ma alla fine neanche più di tante, eh. Allora, la cassa zombie da sopra? O è qua sotto? Ok, qua sotto, meno male. Ok, un altro 47, va bene. Che tra l'altro era quello che aveva prima Wolf. Ok, ragazzi, quindi il mistero dei zombie è stato risolto. Allora, Mood Scivolatore è una perk che non mi fa impazzire. Fatemi sapere se voi eventualmente lo utilizzate. Ciao caro! Stai cercando i zombie anche tu, eh? Attenzione! Il saltone! Attenzione! Guarda là, Zack! Aspetta! Mi sta lanciando un carro armato! Visto che c'era anche la missione del carro armato, cioè credo che ci sia ancora. Appena mi spawna la carro armato lo andiamo a prendere. Ciao perché? Ok, prendiamoci il droppes. Hai visto? Primo lancio aereo. Guarda che mi tira gas nova! Figlio della merda! Ciao, caro! Guarda sti bot. Vieni qua. Ah, bella. Ciao, amore. Ma che cazzo spa? Piro. Spiro! Ragazzi, seguitemi, mi raccomando, la serie di Spiro Renate Trilogy. Perché è molto divertente. Cerco di renderla divertente. Dai, che vi fate due ghignate. Seguitela, seguitela. Cazzo. No, vi sbatto fuori. Ciao, caro. Vieni qua, che ti faccio la foto. Guarda, eh. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Guardami, guardami. Tac, che ti ho fatto la foto. Ciao. Signori, 12 kill. Una partita un po' così. Ma almeno abbiamo trovato dei zombie. Comunque ragazzi, detto ciò, allora, due paroline. Beh, a parte che cioè, l'ho capito proprio per puro caso, appunto, come avete visto, che c'era l'attacco zombie, cioè comunque le aree dei zombie. E ci sta, sapevo che ti davano i premi e quant'altro. Dall'altra parte è anche una cosa un po' triste, nel senso che sarebbe stato bello se proprio in tutta la mappa ci fossero, ma proprio senza... cioè... senza proprio delle aree, una cassa, proprio degli zombie randomici che proprio sono lì che camminano. Quindi, oltre a pensare ai giocatori reali, ne parlavo mi sembra ieri sera con Giovanni su Instagram. Cioè, ok, hai sia da pensare ai giocatori reali che agli zombie, ma alla fine anche questo, cioè, tu magari vai in un'area perché dici, ok, i zombie mi danno le armi leggendarie, magari ti ritrovi una squadra, se giochi a squadra, o comunque ti ritrovi qualche giocatore reale. Invece sarebbe stato, secondo me, più bello, proprio così a caso, uno o due zombie che vagano. Boom, si mettono a inseguirti. Non lo so, sarebbe magari stato più pesante dal punto di vista, che ne so, di memoria, che ne è, ma sarebbe stata una roba veramente, veramente fica. Oppure metti tutta la mappa, non dico, ma mi mantieni gli zombie in aree a random, che variano da partita a partita, però mi fai tutta la mappa con questo filtro scuro. Già sarebbe stato diverso, perché almeno innanzitutto mi contestualizzi anche, diciamo, il periodo, appunto questi 2 o 3 giorni di, anzi, in realtà questa settimana di Halloween, me la contestualizzi con questa ambientazione un po' più dark. E poi, appunto, vado in aree specifiche e mi ritrovo gli zombie. E basta, cioè già quello sarebbe stato qualcosa in più, che tanto è solo un filtro, non è che costi più di tanto per quanto riguarda la... si chiama la memoria, io parlo proprio in termini di megabyte o gigabyte.
era soltanto un filtro, e, cioè, immaginatevi tutta la mappa con questo filtro, cioè ti mette anche un po' più di ansia, secondo me, che è quello che è un po' il messaggio che vuole dare Halloween, questa roba qua con gli zombie e quant'altro, l'ambiente horror. Comunque ragazzi, detto ciò, sì, mi piace, però potevano fare tranquillamente quel qualcosa piccolino in più. Beh, non era niente di che, qualcosa in più. Comunque ragazzi, devo dire, niente male, niente male. Basta, erano partite random, fatemi sapere. Ragazzi, se avete difficoltà, anche, ragazzi, è una puttanata della roba del codice che vedete a inizio video, però se eventualmente avete problemi, mi scrivete qua nei commenti. Spolliciate, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Vediamo quanti iscritti siamo, Attenzione, prima di salutarci, vediamo, Tanto sto video uscirà fra un paio d'ore. Ragazzi, siamo 793 iscritti. Arriviamo a 800, dai! Da Ori Pasquali mando un enorme saluto, mi gratto la testa e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!